Arcadin è chiaramente appartenente, riferibile a questa seconda categoria. Gli scorpioni, nel loro rapporto con lo spazio, presentano alcune caratteristiche simili, alcune caratteristiche di base. Da un lato possiedono una difficoltà di movimento all'interno dello spazio, ma dall'altro riescono ad esercitare sullo spazio e nello spazio un controllo pressoché totale. Il controllo, nel caso di rapporto confidenziale, si esprime in tre differenti modalità. La prima, che si coimplica, è quella che io ho voluto chiamare il doppio movimento di vettorialità. In parole povere, Arcadin, o meglio, la mole del corpo gigantesco di Arcadin si muove dallo spazio fuori campo nello spazio in campo dell'inquadratura, strabordando in un certo senso, come se quello spazio in campo venisse in un certo modo colonizzato, occupato violentemente da quello che viene dal fuoricampo. Ma nello stesso momento, e in maniera uguale e contraria, la mole gigantesca, il corpo di Arcadin, si muove dallo spazio in campo dell'inquadratura verso lo spazio fuori campo, andando a fare letteralmente pressione sui bordi dell'inquadratura, come se il corpo di Arcadin volesse in un certo senso distruggere, smontare i bordi dell'inquadratura per poi riadattare lo spazio dell'inquadratura alla sua mole, alla sua grandezza. La terza modalità di confronto o di rapporto che si istituisce fra il corpo e lo spazio nel film di Orson Welles presuppone il corpo di Gregory Arcadin come un centro di energia tellurica. A questo punto vi vorrei far vedere la sequenza della nave tratta da Rapporto Confidenziale per poi commentarla. In questa breve sequenza, la donna dell'avventuriero Van Stratten, al quale Arcadin ha affidato un'indagine sul suo passato, viene interrogata appunto dal losco magnate, che ha scoperto che si è imbarcata sul suo yacht per spiarlo. Dopo averne carpito le informazioni che gli interessano, Arcadin decide di eliminarla. Quello che ci sembra particolarmente interessante di questa sequenza sono le oscillazioni della macchina da presa. È come se la macchina da presa avesse perso il suo punto d'appoggio fisso e oscillasse in maniera molto violenta e in un certo senso apparentemente casuale. Se diegeticamente noi potremmo spiegare queste oscillazioni della macchina da presa come un tentativo o di doppiare lo stato di ubriachezza in cui versa Mili, la donna di Van Stratten, oppure un tentativo di doppiare, di restituire il movimento, le oscillazioni della nave che sta attraversando un tratto di mare aperto e dunque un tratto di mare particolarmente agitato, tutte queste nostre spiegazioni cadrebbero di fronte al fatto che Arcadin sembra non essere sottoposto a questi movimenti oscillatori. Infatti Arcadin mantiene sempre inspiegabilmente un equilibrio perfetto. Tuttavia noi potremmo appunto considerare questi movimenti della macchina da presa come delle reazioni alla presenza stessa di Arcadin. La mole di Arcadin, l'energia che da Arcadin sembra emanare, è così grande da in un certo senso riuscire a togliere, a staccare la macchina da presa dal suo punto fisso, dal punto economico, maggiormente economico, da cui può restituire la scena, e la fa oscillare in maniera uguale e contraria ai suoi movimenti. In un certo senso è come se fosse proprio il movimento di Arcadin che si avvicina e si allontana dalla donna a farle mancare il terreno sotto i piedi, a farla in un certo senso barcollare e cadere contro le pareti, come abbiamo visto nella sequenza. Qui lo spazio, come viene trattato da Orson Welles, si avvicina molto al concetto di spazi espressivi che viene delineato da Maurice Merleau-Ponty nella sua Fenomenologia della percezione. A proposito di questo concetto, Merleau-Ponty afferma che il nostro corpo non è solamente uno spazio espressivo fra tutti gli altri, come lo è il corpo costituito, è invece l'origine di tutti gli altri, il movimento stesso d'espressione, ciò che proietta all'esterno i significati, assegnando ad essi un luogo, ciò grazie a cui questi significati si mettono ad esistere come cose, sotto le nostre mani, sotto i nostri occhi. Dunque è come se il corpo fosse la gente che mette in senso lo spazio, questo sembra dirci Merleau-Ponty. Vi è un ulteriore elemento del rapporto fra
tra corpo e spazio, e cioè l'apertura della temporalità. Lo nota a proposito Gilles Deleuze quando dice che l'ubiquità di Arkadin, il suo essere sempre già là, chi ha visto il film si ricorderà che Arkadin sembra arrivare sempre prima rispetto a Van Straten nelle sue peregrinazioni lungo il mondo, il suo essere sempre già là è appunto un segno del capovolgimento in cui il movimento cessa di farsi forte del vero e in cui il tempo cessa di subordinarsi al movimento. E le due cose accadono contemporaneamente. Il movimento fondamentalmente decentrato diventa falso movimento ed il tempo fondamentalmente liberato diventa potenza del falso che si svolge nel falso movimento. Dunque è come se si stesse delineando qui un circuito che prevede corpi, spazi e un terzo elemento riferibile al tempo, e cioè, cioè la memoria. Dunque questo circuito delinea la fisionomia dell'immagine del potere che i due registi stanno cercando di costruire, ma anche le patologie a cui esso è sottoposto. Prima di analizzare però la dimensione temporale in Sorrentino e in Wells, dobbiamo proseguire ad analizzare il rapporto che si viene a creare fra il corpo e lo spazio all'interno del divo. A questo proposito farei vedere la terza clip, cioè quella della prima passeggiata notturna. A proposito di questa sequenza, ci interessa in particolare un'inquadratura. Si tratta di quel breve carrello laterale in cui la macchina da presa segue Andreotti, mettendolo al centro del piano alla sua stessa velocità, mentre il Presidente del Consiglio sta camminando lungo il marciapiede. Innanzitutto è interessante la composizione plastica di questa inquadratura, perché è come se Sorrentino stesse cercando di farci vedere un piano sequenza in profondità di campo in cui la profondità di campo è diventata incoerente. Mi spiego. Ci sono all'interno dell'inquadratura due linee di forza che passano, una partendo da sinistra ed una partendo da destra, per le automobili e gli agenti della scorta. La linea di forza di destra viene rafforzata da quel vuoto, da quel buco che noi vediamo in primo piano. Letteralmente lì non c'è niente da vedere. Quello che è da vedere è quello che si trova all'incrocio di queste due linee di forza, e cioè Andreotti che cammina. Inoltre queste due linee di forza sembrano costruire una prospettiva in profondità di campo con un punto di fuga unico. Tuttavia il punto di fuga è cieco, letteralmente accecato dal muro su cui Andreotti sembra essere impresso, sembra essere schiacciato. Dunque è proprio per questo che parlo di una profondità di campo incoerente. Il secondo elemento di interesse a proposito di questa inquadratura è a chi attribuire il focolaio di percezione, letteralmente chi sta osservando questa scena, di chi è quello sguardo così costruito. Mi raccomando, è importante, perché uno sguardo così costruito, a mio parere, è difficilmente considerabile un'oggettiva e quindi uno sguardo d'insieme neutro, privo di sguardo. Io credo che invece si possa considerare questo sguardo come un segno del secondo termine del circuito che stiamo tentando di delineare, letteralmente un segno dello spazio, una sorta di sguardo dello spazio su se stesso che si effettua per il tramite del corpo. Di nuovo riecheggia il concetto di spazi espressivi espresso da Merleau-Ponty e a cui avevamo fatto accenno prima. Per approfondire il discorso sul rapporto fra corpo e spazio nel divo, farei vedere ora la quarta clip, cioè quella della festa a casa di Cirino Pomicino. Qui il piano sequenza di Sorrentino ci fa entrare nell'appartamento in cui si sta svolgendo il party direttamente dalla porta principale. Attraversiamo i due ballerini solitari e la fila degli ospiti ordinati davanti alla porta della stanza. Entriamo nella stanza in cui si sta svolgendo lo scatenato ballo brasiliano, e qui la macchina da presa compie un movimento semicircolare librandosi sopra le teste degli invitati, entra dalla porta nella stanza adiacente, quella in cui si trova Andreotti che noi vediamo di spalle, e il movimento si conclude con una reinquadratura sul corpo, sul personaggio di Giulio Andreotti seduto su un divano fra la moglie e il braccio destro Franco Evangelisti, reinquadratura che serve da una parte per appoggiare questo sguardo sulla percezione della misteriosa donna che di lì a poco verrà
che verrà ricevuta privatamente da Andreotti. E poi anche questa rinquadratura in un certo senso crea un effetto di rafforzamento della presenza di Andreotti in quel contesto. Infatti notiamo retrospettivamente come la fila ordinata di ospiti, di persone che avevamo visto all'inizio di questo piano sequenza, sia lì per rendere omaggio proprio all'ospite più importante, ad Andreotti stesso. Quindi prima di dedicarsi alla festa, prima di divertirsi, gli ospiti è come se fossero obbligati a passare per Andreotti. Noi invece siamo passati in un certo senso dal retro. Dunque Andreotti all'interno di quello spazio è come se fosse il centro immobile di un universo in perenne movimento, quell'universo che Sorrentino sta creando e sta mettendo in scena. Dunque lo spazio del Divo è costruito letteralmente come se Andreotti ne fosse l'unità di misura, come se fosse costruito a sua immagine e somiglianza.